Vets, grandi notizie, siamo sopravvissuti all'estate, finalmente è di nuovo il momento in cui possiamo metterci dei maglioncini un po' più pesanti, il cielo non ti acceca e si può consumare tè caldo senza rischiare di cadere vittima dell'autocombustione. Quindi ho pensato, per celebrare il tramonto dell'anno, quale bevanda migliore di un sunset tea? In realtà non fa effettivamente del tutto così tanto freddo, da qui la dimostrazione del fatto che io abbia ancora le maniche corte. Quindi delle quattro bevande che ti faccio vedere oggi, ce ne sono soltanto due calde e due sono ancora fredde. Soprattutto per metterne in piedi la maggior parte ti serve un unico ingrediente magico che è il Butterfly Pea Tea. Il Butterfly Pea, che io speravo fosse il pisello odoroso perché è una pianta il cui nome mi fa molto ridere perché il mio umorismo è sempre grandemente sofisticato, in realtà è tè di Clitoria ternatea. L'altro non è effettivamente altrettanto chiave, ma un po' sì. In seconda posizione di ingrediente chiave c'è il tè di ibisco, per cui in realtà va benissimo anche il tè di Carcadè o semplicemente Carcadè, non sono certa della nomenclatura. È interessante perché con una breve ricerca su Google, in realtà le idee mi si sono solo mescolate, cioè è tè di ibisco o è tisana di Carcadè? Credo valgano entrambi i nomi. Per farti vedere la ragione per cui ti servono in particolare questi due tè, ci sono due di queste tazze bianche. Ovviamente sarebbe stato molto più figo averle trasparenti, ma io non ne possiedo. Ho acceso il bollitore nel frattempo, ho anche una bustina di tè normale e del succo d'arancia. Ti serve inoltre del succo di limone, questo sono circa due e mezzo. Allora, il tè di ibisco viene comodamente in bustine, grande. Invece in questa raffinata confezione non solo ottengo un bellissimo cucchiaino di legno, ma il tè è in foglie, quindi userò una pallina da infusione. Mi aspettavo fosse più dolce, non lo so, forse perché floreale pensavo fosse più morbido di così, invece ha un sapore molto, mi viene da dire terrestre. Come si traduce quando un sapore è earthy? E soprattutto quanto sarà abbastanza? No, è bellissimo, sono proprio dei fiorellini essiccati. Ok, l'acqua ha bollito e adesso vediamo la magia. Il punto del tè di Butterfly Pea è che diventa di un intenso blu, mentre quello di ibisco è un bellissimo fucsia e secondo me se lo lasciamo andare ancora un po' diventa rosso. Dunque, Vets, questa è la fase in cui la ricetta è un po' un esperimento. Le istruzioni dicono di procurarsi un bicchiere alto e stretto e di fare un primo strato con del succo d'arancia. Ora, per cercare di limitare il coefficiente catastrofe, ho messo un po' del tè di ibisco in un contenitore con il becco, perché il punto è cercare di versarlo sopra lo strato di succo d'arancia in modo che non si mescolino. E l'internet dice che per evitare che si mescolino, il trucco è versare il secondo liquido su un cucchiaio rovesciato. It doesn't work. Ok, non ha funzionato. Aspettiamo un attimo a vedere se per caso si dividono. Ok, non sembra funzionare, però proveremo con il passaggio numero 2, e cioè versare il tè di Butterfly Pea con lo stesso metodo sopra questo primo strato. Che avrebbero dovuto essere due strati, ma. Aspetta! Funziona! Allora, non è bello come era bello su Instagram, però secondo me è comunque abbastanza bello. Aspetta che ci riprovo, perché secondo me ho capito quale sia il punto. Cioè, secondo me tenevo il cucchiaio nel modo sbagliato alla prima versata. Cioè, credo che debba toccare tantissimo del bicchiere il cucchiaio, non soltanto la punta. E inoltre devi andare esasperantemente piano. Funziona, buono! Ok, a questo secondo tentativo è venuto meglio il primo strato e meno bene il secondo. Ufficialmente questa è una bevanda estiva, cioè nella ricetta veniva addirittura servita con i cubetti di ghiaccio. Il tentativo di cui ti parlavo all'inizio per renderla effettivamente del tutto una bevanda calda consiste nella mia grande idea di sostituire lo strato di aranciata con uno strato di Earl Grey leggerissimo. La bustina è stata dentro meno di un minuto e ho pensato che per dosarla forse potrei provare un mestolo. Proviamo.
No, perché il mestolo nella tazza non ci sta. Ok, ora con lo stesso metodo di prima cercherò disperatamente di versarci sopra il tè di hibiscus. Piano, piano, piano. La domanda era: posso sostituire lo strato di succo d'arancia con il tè? La risposta è no. Vediamo almeno se al terzo tentativo ho imparato a versare almeno l'astrato blu. Ok, la risposta è di nuovo no. Ma Vez, che colore è questo? Secondo me con l'illuminazione che c'è non si vede bene, guarda. Intanto in quest'altro bicchiere ho messo tutto il tè di Butterfly Pea che mi è rimasto per l'effetto successivo. Questo diventa un po', volendo, un party trick con cui stupire i tuoi amici, perché se l'internet dice la verità, basta un cucchiaino di succo di limone. Non è magia, ma scienza. Il Butterfly Pea risponde ai cambi di pH. Questa ovviamente è la ragione per cui reagisce così al limone. Ti avevo detto 2 limoni e mezzo, no? Quindi ci rimane un sacco di succo di limone. Ci sono varie ricette che suggeriscono di fare la limonata colorandola con il carbone e altrettanti siti che sostengono che questo sia grandemente pericoloso perché il carbone interagisce, è possibile che interagisca con una serie di medicine. Non ultima la pillola anticoncezionale. Io non penso che un pochino di carbone in una limonata possa effettivamente essere pericoloso, ma a scanso di equivoci, se l'idea della limonata nera non ti dispiace, basta aggiungere un po' d'acqua al succo di limone di qui sopra, colorante alimentare in gel nero. E te ne basta davvero pochissimo. Io ho intinto questa bacchetta dentro il gel, così. Perché il risultato sia questo. È così nero che assorbe la luce. Ok, tra fallimenti più o meno gravi abbiamo una buona batteria di drink e adesso io li assaggerò tutti. Cominciamo dunque da... Qual è quello più brutto? Questo direi. Questo era succo d'arancia e i due tè diversi. Ci deve essere effettivamente uno strato di succo d'arancia? Perché sento solo quello. In più questo quando si mescola, ecco, forse non è il migliore dei colori. Questo se non altro dai, è venuto un po' meglio. Per il sapore, ahimè, secondo me aveva ragione Instagram, cioè penso valga la pena aspettare che i tè si raffreddino e servirlo con i cubetti di ghiaccio. Il tè magico trasformato. È tè blu, ma sembra tè verde. Questi sono i 3 tè mescolati: Earl Grey, Hibiscus e Butterfly Pea. L'Earl Grey sovrasta qualunque altra cosa. E la limonata col colorante presumibilmente saprà solo di limonata. L'orgoglio di Shelbyville. Vez, spero che avrai voglia anche tu di provare a versare lentissimamente un liquido sull'altro. Che tu sia entusiasta quanto me dell'arrivo dell'autunno. E se ti va, ci vediamo domani. Ciao!